Ok, vedo che siamo in diretta, quindi do il benvenuto a tutti. Vi ringrazio per la partecipazione a questo webinar. Ovviamente l'orario è sempre un po' particolare per chi sta a casa, per chi invece sta come noi in zona rossa, lo riesce a vedere comodamente da casa. Voglio intanto ringraziarvi per la partecipazione a questo anche Digital Recruiting Week. Stiamo ricevendo tantissime candidature e ci tengo a dire a tutti che alla fine di questa settimana, poi procederemo a organizzare i colloqui, quindi con tutte le persone poi verranno contattate direttamente al nostro ufficio di recruiting. Non mi vedete in locandina, non perché non ci fosse spazio, ma perché in realtà io ruberò giusto 5 minuti a questa presentazione, poi lascerò la parola ai colleghi che vi racconteranno qualcosa di un po' più dettagliato legato al mondo digital e al mondo della consulenza direzionale con Management Consulting. Io sono Lorenzo Visita, sono il responsabile della parte di talent management e recruiting del gruppo DGS. Chi è DGS? Scusate che cambio slide, ecco qua. Chi siamo noi? Chi è DGS? Beh, se non ci conoscete, intanto vi invito a cercarci su internet e a seguirci su tutti i nostri social. Noi siamo particolarmente presenti su Facebook, Twitter e LinkedIn, dove condividiamo sia contenuti, news, tecniche, tecnologiche, anche testimonianze interne e ovviamente tutte le vacanze e le offerte di lavoro. Quindi, diciamo, seguendoci lì già avrete un'idea di che tipo di profili e che tipo di persone cerchiamo per i nostri clienti. Siamo un gruppo di aziende, ognuna con una propria specificità, sia tecnologica che di mercato, e ci rivolgiamo a un contesto enterprise. Siamo una grande azienda non solo perché il mercato ci riconosce come tale, quindi non solo in termini di fatturato, ma anche perché siamo effettivamente tanti, siamo circa 1.000 dipendenti, quindi iniziamo ad essere una grande realtà conosciuta in Italia. Nove sedi in tutta Italia, quindi dove volete andare, dove siete, probabilmente noi ci siamo. Il nostro headquarter è a Roma, centro nevralgico poi di tutte le nostre attività. 90 sono i ricercatori e i consulenti che lavorano nel mondo della ricerca e dello sviluppo, noi lavoriamo tantissimo con le università e con le industrie, anche attraverso la partecipazione a bandi europei e internazionali su tutti quelli che sono i progetti finanziati in ambito ricerca e sviluppo. Ovviamente tante certificazioni tecniche, tante partnership con i vendor più conosciuti all'interno del panorama del mondo ICT. Lavoriamo, come vi dicevo, nel mondo della consulenza a 360 gradi dell'Information Communication Technology e ci rivolgiamo ovviamente ai clienti di tipo enterprise, quindi i nostri clienti sono i clienti di fascia Tier 1, top customer, mercato industry, energy utilities, servizi postali, il mondo ovviamente ministeriale della pubblica amministrazione, finance, mondo logistico, manifattura, textile, fashion, insomma, noi copriamo tutto il tessuto produttivo italiano con i nostri servizi, i nostri prodotti. E ovviamente lo facciamo attraverso delle business unit, delle linee d'offerta. Quindi chi cerchiamo? Fondamentalmente cerchiamo non solo professionisti, ma anche dei ragazzi che abbiano voglia poi di mettersi in gioco in tutte quelle che sono poi le nostre aree di competenza. Quindi il mondo della consulenza direzionale è rappresentato da Management Consulting, quindi noi supportiamo di fatto i top manager delle grandi aziende nei loro progetti di trasformazione digitale, ma anche nei servizi di advisory legati al mondo della cyber and data protection, ovviamente con occhio di riguardo al mondo della sicurezza cibernetica. Se siete appassionati di cyber security, noi lo intendiamo non solo come sicurezza perimetrale, ma anche come protezione del network, gestione dell'identità, protezione IoT e sistemi SCADA, e ovviamente tutta una fetta legata al mondo dell'ethical hacking. Se siete appassionati come noi di digital solution, quindi se siete digital addicted, noi lavoriamo moltissimo in un contesto cloud, non solo come sviluppo, ma anche come gestione delle infrastrutture critiche. Mondo Big Data, mondo Analytics, che poi vi racconteranno i colleghi Franco e Luca. Considerate che noi siamo tra l'altro anche sponsor della 30ª edizione in collaborazione con il Politecnico di Milano, School of Management, per tutte le tematiche legate al mondo della Big Data e Business Analytics. L'ultima linea d'offerta da poco aggiunta è il mondo dell'Educational Service. Noi organizziamo sia internamente che esternamente delle academy e dei bootcamp, sia per professionisti che per neolaureati, in modo da formarli su quelle che sono poi tutte le tematiche legate al mondo dell'ICT. Ci tenevo, scusate, sono andato troppo avanti, torno indietro, eccomi qua. Ci tenevo a questo punto a farvi vedere una slide che abbiamo preparato in collaborazione con le colleghe dell'HR, perché diciamo quando si partecipa, io mi ricordo quando partecipavo a questo tipo di eventi, pensavo sempre due cose.
La prima era quella di sperare che l'appello successivo andasse bene, perché poi questo tipo di eventi e di manifestazioni si inserivano sempre in un momento in cui io stavo preparando un esame, quindi la mia testa era sempre altrove. E soprattutto, per darvi un po' qualche numerica, non ho preparato delle tortine, ma le ho cercate di rappresentare attraverso questi tre bullet, che rispondessero un po' alla preoccupazione classica di tutti i neolaureati che in questo momento stanno cercando un po' di capire dove iniziare il loro percorso accademico. Ecco, noi nel 2020, che è stato probabilmente, anzi sicuramente, l'anno peggiore di sempre da un punto di vista di quotidianità, non vi parlerò ovviamente del Covid, ma voglio semplicemente farvi notare che noi nel 2020 abbiamo assunto circa 200 persone, quindi questo a conferma del fatto che se deciderete di proseguire e di iniziare il vostro percorso lavorativo nel mondo dell'IT, coerentemente anche con il vostro percorso accademico, sappiate che il mercato dell'IT, e quindi tutto il mondo nostro, è quello che in questo momento dà maggiori opportunità, maggiori chance e più ovviamente sicurezza. 98% è il nostro tasso di conversione dei contratti di stage e tirocino. Ovviamente non ci sono solo queste tipologie di contratto che noi offriamo, però ci tenevo a dirvi che nella maggior parte delle ipotesi, anzi praticamente sempre, tutte le persone che iniziano una collaborazione con noi poi vengono assunte. Questo conferma anche del fatto che noi ci teniamo a cogliere le persone e una volta a bordo facciamo sì che questa collaborazione duri più a lungo possibile, ci auguriamo ovviamente per sempre. Ci siamo formati tanta formazione sia interna, sia intesa come reskilling, upskilling, ma anche tanto training on the job, quindi abbiamo seguito e abbiamo erogato circa 8.000 ore di formazione i primi mesi del 2020 in presenza e poi ovviamente tutti quanti comodamente seduti da casa o come me dal divano. Due parole velocissime sul nostro processo di recruiting. Il nostro processo è particolarmente lineare ma molto interattivo, nel senso che potete inviare le candidature, oltre che a questo evento, ovviamente a una delle tante job board su cui noi siamo presenti e ovviamente sui nostri siti corporate. Intanto che io vi parlo vedete scorrere la nostra sezione career sul sito di IGS, quindi potete andare a dare un'occhiata lì anche per tutte le posizioni che in questo momento sono aperte, le aggiorniamo costantemente. Il nostro processo è semplice, come vi dicevo, nel momento in cui riceviamo una candidatura, il nostro ATS si occupa insieme con il team di recruiting di indirizzarla verso il manager più adatto per gestire quel tipo di ricerca. Ci tengo anche a dire che nonostante noi utilizziamo un ATS, non facciamo uso di intelligenza artificiale per fare pre-screening dei candidati. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui noi riceviamo una candidatura c'è un team di quattro colleghe, talent management, che si occupa proprio di analizzare attentamente tutti i vostri CV. Ricevuta la candidatura ci sarà un primo colloquio telefonico, un po' per capire e ascoltare quali sono le vostre ambizioni, un po' per raccogliere i vostri feedback in merito alla posizione per cui vi siete candidati. Un secondo video colloquio sarà poi organizzato con il manager o con la linea tecnica, più specifico, più per la parte operativa legata a quella vacancy. Dopodiché c'è una proposta di assunzione da parte di HR. Tenete presente che in tutto questo processo, che può durare al massimo un paio di settimane, c'è sempre un feedback continuo o dalla linea tecnica o dalla linea del recruiting. Nel momento in cui poi ricevete la proposta di assunzione, il vostro viaggio non finisce qui, perché parte tutto il mondo dell'onboarding. Noi abbiamo studiato un processo che preveda in qualche modo la vostra accoglienza anche da remoto, per facilitare un po' la presentazione a tutta la popolazione aziendale di chi siete e anche per fornirvi una serie di strumenti che possano in qualche modo facilitarvi l'ingresso in azienda e mettervi in condizioni di lavorare subito. Sono stato veloce e non volevo rubare altro spazio ai colleghi, quindi a questo punto lascio la parola a Valeria e Maria Cristina, che vi racconteranno tutto il mondo della management consulting, anche come dicevo per quanto riguarda i percorsi di crescita. Vi faccio a questo punto un in bocca al lupo per tutta la vostra carriera, mi auguro di vedervi presto in azienda e buona visione a questo punto. Vi ringrazio. Grazie Lore. Mary, ci... Sì, sto condividendo. Grande. Allora, DGS Management Consulting, inizio io, Valerio Menicocci, Senior Manager di DGS Management Consulting, e sono molto contento, devo dire la verità, di avere questa possibilità di presentare a voi ragazze e ragazzi la nostra realtà. La nostra realtà è, possiamo definirla
come neonata, anche se poi ormai sono quasi 2 anni che siamo entrati a far parte del gruppo DGS, ma di fatto dimostra la volontà evolutiva che fa parte proprio, la volontà evolutiva che è parte della cultura di DGS. Infatti dal 2019, quindi come vi dicevo da quasi 2 anni, DGS ha voluto completare ed integrare la propria offering sulla componente tecnica legata al mondo delle cyber security solution e anche della digital solution, come Lorenzo vi presentava prima, con servizi di advisory e di management consulting, che quindi andassero a connettere, a dare una visione più business oriented alla vista tecnica specialistica che già le altre BU riuscivano sicuramente a garantire ai nostri clienti. Molto importante questo soprattutto dal punto di vista del recruiting, perché Lorenzo prima vi diceva effettivamente durante quest'anno abbiamo assunto 200 persone, probabilmente una quarantina o poco meno erano nella nostra BU, perché chiaramente noi abbiamo avuto la fortuna, sfortuna, più poteva sembrare una sfortuna, però poi siamo riusciti anche grazie al supporto dell'azienda a trasformarla in un'opportunità, cioè quella di dover crescere, di dover fare startup durante il periodo della pandemia. All'inizio ci sembrava quasi impossibile traguardare un 2020 di crescita come poi effettivamente è stato, ma poi devo dire che ci siamo riusciti e il nostro organico oggi è sicuramente cresciuto grazie anche al supporto dei colleghi del team di HR che Lorenzo prima citava, che mostrava. E cosa andiamo a fare? Tendenzialmente abbiamo sempre questo focus sul mondo dell'ICT, che però, come vi dicevo, ha un punto di vista che è molto più vicino, diciamo, al management e al business che alla componente tecnica a sé stante, da un certo punto di vista. Nella nostra proposition, e forse se torniamo alla slide di prima è più adeguata, esattamente, grazie Cristina, noi ci andiamo a distinguere rispetto ai grossi competitor, perché probabilmente sicuramente voi conoscete il mercato del management consulting, le Big Four o comunque aziende simili. Ci piace distinguerci a livello proprio di proposition attraverso un modello che chiamiamo da boutique della consulenza, quindi attraverso dei servizi che siano realmente customizzati e quasi sartoriali rispetto alle esigenze del cliente e che quindi di volta in volta necessitano di fase di analisi, di modellizzazione e poi di implementazione. Questo che cosa proprio ci provoca da un punto di vista anche delle esigenze di recruiting? Che noi non possiamo fare a meno del talento. Abbiamo un'assoluta necessità di andare sul mercato del lavoro andando a alimentarci di nuovi colleghi, nuove colleghe che portino all'interno dell'azienda il proprio talento, il loro punto di vista, la loro capacità di stimolare anche il proprio e il nostro apprendimento su certe tematiche. Ci occupiamo principalmente, e qua possiamo passare alla nuova slide, di 3 macro categorie, non guardiamo questa segmentazione di servizi come statica o comunque come un dogma, ma tendenzialmente se dovessimo andare a contestare a condensare la nostra offering su 3 pillars, ad oggi parleremo di Cyber and Data Protection, di ICT Strategy and Governance e Process Excellence. Chiaramente, come dicevo, tutto questo va visto con un'ottica trasversale orientata al mondo del business e al mondo dell'information technology. Iniziamo a parlare della service line di Cyber and Data Protection, che poi è quella che mi vede principalmente in prima linea coinvolto. Ecco, in questa service line qui noi andiamo di fatto a supportare grosse aziende, Tier 1, come giustamente diceva Lorenzo precedentemente, nel definire ed implementare una propria strategia di cyber security. Oggi, ragazzi, è impossibile immaginare per un'azienda che voglia stare sul mercato non considerare a livello strategico la protezione delle informazioni e dei dati. Faccio spesse volte un esempio, una metafora molto, molto semplice. Io sono un ingegnere gestionale, quindi potenzialmente anche
collega di qualcuno di voi che è connesso in questo momento. Ai miei tempi, e non sono tanto più anziano, spero, di quello che siete voi, il focus dell'ingegneria gestionale era molto orientata sul concetto di magazzino, di logistica, che chiaramente stava alla base del concetto di supply chain e di processo aziendale. Oggi tendenzialmente la maggior parte dei business non riuscirebbe ad andare avanti se questa catena logistica che oggi è digitale non fosse protetta e sicurizzata come ai tempi si faceva con i magazzini. Quindi noi praticamente andiamo di fatto a supportare top manager delle aziende in ambito security, privacy, information technology, nel appunto supportare la digital transformation che oggi è diventata un'esigenza e quanto più evidente nel periodo pandemico, andando a introdurre concetti di sicurezza delle informazioni e privacy all'interno della digital transformation delle aziende, supportando la compliance aziendale, perché è chiaro che la information security e la privacy siano diventati anche elementi di compliance, di conformità, da affiancare alle classiche tematiche relative all'antiriciclaggio, alla 231, eccetera. Nel sviluppare il concetto di cyber trust, non da un punto di vista tecnico, magari andando a indirizzare gli aspetti tecnici di questo, ma non a occuparcene in maniera diretta, ma andando proprio a consigliare alle aziende su come stabilire quel concetto di fiducia cyber che oggi è indispensabile per avere una proposition digitale nei confronti dei propri clienti. Pensate alle applicazioni che voi utilizzate, non solo i social media chiaramente, ma anche tutte quelle che utilizzate per accedere a servizi bancari, a servizi di pagamento, di acquisti online, eccetera. Le utilizzereste se non vi dessero l'impressione di poter essere sicure e che quindi si occupino realmente della sicurezza dei propri dati? E naturalmente sulla parte di cyber strategy and governance, che quella poi è la parte ancora più alta, cioè di come connettere la strategia di sicurezza delle informazioni con le strategie aziendali e come far sì che le due strategie si parlino ed anzi una sia parte dell'altra. Le altre due service line verranno presentate invece da Maria Cristina De Simone, che le vede molto più da vicino rispetto a me. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, mi presento brevemente. Sono Maria Cristina De Simone e sono una manager di DGS. Lavoro da circa 9 anni nel mondo della consulenza ed è un percorso nato abbastanza, insomma, per caso, spinto soprattutto dalla curiosità di capire cosa effettivamente facevano i consulenti e dall'ambizione, dalla determinazione, dalla voglia di crescere e di imparare costantemente. Però veniamo ora alle service line, appunto, di cui parleremo. Allora, io lavoro per la service line di ICT Strategy and Governance e in sostanza questo abbraccia tutte, diciamo, le attività che sono a supporto del CEO, del CTO e in generale del management team nella gestione, implementazione e monitoraggio dei processi di governo. Aiutiamo il cliente nella costruzione e definizione del budget e nel trovare la migliore soluzione per far sì che abbiano la migliore performance sia in termini di prodotto e servizio e sia in termini proprio, insomma, di gestione appunto degli economics. Ma supportiamo anche il cliente in qualunque tipo di trasformazione. A questo proposito faccio un esempio. Infatti da qualche anno lavoro per uno dei clienti più importanti in ambito delle telecomunicazioni e loro prima adottavano una metodologia di gestione dei progetti che è quella di Waterfall e questo insomma creava comunque molti errori soprattutto a valle insomma del rilascio in produzione ed è proprio per questo che noi li abbiamo supportati e abbiamo aiutato a trovare la metodologia adatta a loro. E questa metodologia è la metodologia Agile. In sostanza tra la parte Waterfall e la parte Agile è quello che cambia è che comunque Waterfall, come dice appunto la parola, è un modello a cascata e quindi diciamo i risultati si vedono direttamente alla fine, mentre per quanto riguarda la metodologia Agile il progetto viene suddiviso in vari pezzettini e inoltre c'è anche una maggiore collaborazione tra il business e lo sviluppo, quindi dà la possibilità di avere maggiormente, insomma, più velocemente eventuali errori e soprattutto, insomma, una minore incomprensione tra questi due gruppi di lavoro.
E questo, insomma, è un esempio che ho fatto proprio per farvi capire come noi supportiamo il cliente in tutte le attività possibili e immaginabili, in tutto ciò di cui loro hanno bisogno, scegliendo la soluzione migliore per loro, soprattutto, insomma, per trovare la strada giusta, insomma, il business giusto e svilupparlo rapidamente. Un'altra, diciamo, service line è quella, come diceva Valerio, è la process excellence. E in sostanza questo siamo in grado anche qui di innovare, ottimizzare e soprattutto, diciamo, migliorare i processi dei nostri clienti, sia in base al business in cui operano, sia diciamo al momento storico in cui vivono. Ricordo qui che un po' di tempo fa ho lavorato per un cliente in ambito aviation e ci avevano chiamato chiedendoci proprio, insomma, supporto, perché loro in sostanza cosa facevano? Avevano diverse aree, ognuna, diciamo, utilizzava determinati file, determinati... Cris, scusami, sì. Sono Valerio. Leggo alcuni messaggi che arrivano in chat che ti invitano a parlare un po' più ad alta voce oppure forse ad avvicinarti. Ah, ok, va bene. Ora mi sentite? Adesso ti sento molto meglio e quindi penso che anche i ragazzi ti sentono meglio. Va bene. Grazie. E quindi in sostanza la process excellence, quindi cosa dicevo? Appunto lì, come mi è capitato in passato, io insomma ho lavorato per un cliente in ambito aviation. In sostanza questo cliente cosa chiedeva? Chiedeva comunque un supporto, soprattutto di come noi dovevamo supportarli nel gestire, nell'aiutare le loro attività quotidiane. Infatti avevano ognuno, diciamo, diversi file con diverse nomenclature e soprattutto diverse fonti dati, e questo generava un'enorme confusione. Pertanto, Chris, scusami, sento un po' disturbato, non so se... Purtroppo stanno facendo la sanificazione al palazzo perché siamo pieni contagiati qui. Quindi questo... No, adesso per esempio ti sento bene, prima quando parlavo... È perché si stanno allontanando. Ah, ok. Perfetto. Per questo, purtroppo, ragazzi, la pandemia colpisce. Certo. Siamo abbastanza pieni, purtroppo. Quindi, niente, bisogna adeguarsi alla... No, però questo siamo tutti quanti umani, insomma. Dai, prego. Vabbè. Comunque, e niente, quindi dicevo, questo cliente ci aveva proprio chiesto di supportarli, insomma, nel cercare la migliore soluzione. Quindi la migliore soluzione qual è stata? È stata innanzitutto proporre loro un ERP in grado di raccogliere, insomma, tutte le varie documentazioni, tutte le varie informazioni e soprattutto informare la loro nomenclatura. In questo modo loro riuscivano ad avere ognuno non solo i file che avevano, appunto, ma soprattutto avevano dei dati che comunque in sostanza erano corretti ed erano uniformi, a differenza invece, insomma, di quello che avevano prima. In sostanza ci teniamo a fare questo esempio per farvi capire cosa, di come cambia, diciamo, un'azienda cliente a valle del supporto di nostri clienti. La bravura, diciamo, nostra deve essere quella di cercare la soluzione giusta, la soluzione adatta e soprattutto, diciamo, ad ogni esigenza, ad ogni business, a valle comunque dell'esiste che ci viene raccontato e quindi trovare appunto la strada migliore. Chris, scusami, ma perché sei con le cuffie? Sì. E prova a toglierti le cuffie e utilizzare semplicemente l'audio. Ora mi sentite meglio? Assolutamente sì, dai, forse erano le cuffie. Ma si è sentito finora o volete che ripeto? Si è sentito un po', diciamo, disturbato, però si percepiva, diciamo. Dai. Il disturbo non dipendeva da me, ripeto. In maniera chiarissima. Ora dovrebbero aver cambiato. Esatto. Adesso allora, sì. E niente, quindi in sostanza, come dicevo, ci tenevo a fare questi esempi, soprattutto, insomma, per farvi capire come l'apporto di ognuno di noi è importante in quello che facciamo. Questo quando faccio i colloqui, i ragazzi mi chiedono, ma quali sono le caratteristiche? Ecco, allora innanzitutto la laurea, ma soprattutto, come dicevo prima, bisogna avere la curiosità comunque di imparare e di crescere costantemente, la voglia comunque di fare differenza all'interno, diciamo, dell'azienda e di crescere. Come si evince, diciamo, da questa slide? Il percorso di crescita è in salita, quindi abbiamo, diciamo, che si parte da una, diciamo, dalla laurea, perché passiamo a consultant, manager, eccetera. Però l'importante è, diciamo, da sapere che non è un percorso a tempo, quindi basato sul tempo, ma è un percorso basato sulla capacità di ognuno di noi di
diciamo, di dare valore aggiunto all'azienda e quindi di conseguenza dare la propria, diciamo, fare la differenza all'interno dell'azienda. L'importante poi inoltre è che comunque ovviamente ogni grade deve avere delle sue competenze, delle sue skills. Quindi va da sé che da un junior non ci aspettiamo quello che ci aspettiamo. Inoltre DGS, sebbene non vanta un nome abbastanza forte come gli altri competitor, però sicuramente dà supporto ad ognuno, quindi dalla prima all'ultima persona in azienda sono tutti quanti importanti e tutti quanti devono collaborare tra di loro. E inoltre c'è la fortuna che sono un'azienda abbastanza giovane, diciamo l'età media è abbastanza bassa, siamo comunque circa 30 anni, 30 anni, quindi siamo anche, diciamo, abbastanza propensi sia a delegare, sia ad imparare, sia a tenere in conto le esigenze di tutti. E niente, ragazzi. Posso aggiungere una cosa sul career path? Chiaramente, ragazze, come vedete, probabilmente avete avuto questo tipo di presentazione da altre società di consulenza manageriale. È più o meno un percorso, fra virgolette, standard nella nomenclatura, ecco, nei grade, nei ruoli, eccetera. Come vi diceva Cristina, però voglio aggiungere, l'ingresso in azienda sicuramente può avvenire in qualsiasi, normalmente, di questi step. Questi grade. Profili come il vostro, sicuramente ci sono oggi due fondamentali opportunità per entrare in DGS Management Consulting. La prima è quella dello stage, che tendenzialmente è una mutua conoscenza, stage naturalmente retribuiti, che generalmente durano 6 mesi, che serve tendenzialmente a creare quella mutua conoscenza fra la persona neolaureata e il mestiere, per appunto confermarne effettivamente l'interesse, la motivazione a fare quel tipo di mestiere. Ma ultimamente, e qui mi aggancio a qualcosa che Lorenzo aveva presentato durante la prima parte del meeting, noi organizziamo periodicamente delle academy, dei bootcamp, anche orientati specificatamente alla parte di management consulting, e adesso ne abbiamo uno in partenza ad aprile sulla parte di cyber and data protection, quindi è proprio la service line che presentavo prima, che servono proprio a introdurre praticamente le persone, i migliori talenti che traguardano o sono in procinto di traguardare la laurea magistrale nel nostro mondo, attraverso delle classi virtuali di un mese, tendenzialmente durano un mese, con lezioni nostre, quindi di manager della nostra service line, ma anche di esperti del settore, ma anche di nostri clienti, quindi responsabili della sicurezza informatica di grosse aziende, nostri clienti, creando quel warm up che fa sì che tendenzialmente poi alla fine del completamento di questo mese i partecipanti all'Academy possano entrare in azienda anche non passando dalla parte di stage, dal percorso di stage, perché ormai sono talmente, ecco, warm, acclimatati, diciamo, rispetto alle tematiche, che possono entrare direttamente a essere dei nostri colleghi con dei contratti di apprendistato. Questo è importante perché ne abbiamo uno in partenza il 6 aprile e sarei veramente molto contento se qualcuno dei partecipanti a questa Academy, che è completamente gratuita chiaramente, e quindi anche un investimento che proprio DGS fa sul mercato del lavoro, sul mercato delle competenze, se qualcuno, come dicevo, dei partecipanti alla prossima potesse venire tra i 27 partecipanti a questo webinar odierno. E andando alla successiva slide, e ecco ragazzi, prima di connettermi a questo webinar stavo pensando tendenzialmente a cosa possiamo cercare noi in questo momento in DGS Management Consulting a livello di, ecco, chi è la nostra persona ideale, oppure il nostro profilo ideale, e non riuscivo tendenzialmente a trovare una risposta univoca e precisa e chiara a questa domanda. Sicuramente voi siete facoltà di ingegneria, quindi sicuramente ricadete in quella famosa in quel famoso cluster dei laureati STEM che oggi è tanto ricercato, e quindi sicuramente siete degli elementi privilegiati sul mercato del lavoro. Quello che noi cerchiamo in questo momento sono persone che abbiano un'attitudine digital, e prima Lorenzo appunto richiamava digital addicted, ma non solo, diciamo, dal punto di vista
dell'interesse professionale nello svolgere un lavoro, una professione qualificata in questo ambito, ma anche proprio nell'accesso alla digitalità, che ormai è diventato indispensabile, diciamo, per le modalità di lavoro che noi andiamo praticamente a perpetuare oggi. E poi mi è venuto un termine ricorrente durante questi miei pensieri, che era connective people, cioè persone connettive, perché oggi più che mai c'è bisogno di persone che entrino nel mondo del lavoro in una maniera proattiva e che siano capaci di connettere i puntini, e questo c'è sempre stata l'esigenza, quindi connettere i fatti e la realtà alle tematiche lavorative di riferimento, ma anche di connettersi, quindi connettersi al team, connettersi all'azienda, connettersi agli obiettivi dei nostri clienti, nonostante non è più possibile o non è temporaneamente possibile farlo in una maniera fisica o comunque, diciamo, come era nei tempi precedenti, insomma, quindi potendone facilmente entrare in connessione anche empatica stando sul posto. Quindi sicuramente persone che abbiano una digital attitude, come diceva Lorenzo, ma che siano anche persone connettive, che siano capaci di connettere la realtà alla professione che stanno svolgendo, perché oggi cambia tutto così velocemente e tutto può avere una ricaduta sulle tematiche, per esempio, di cyber security, data protection, eccetera, ma che si sappiano connettere velocemente agli altri, al team e agli obiettivi della nostra professione. Come possiamo aiutare noi questo processo? E questa slide chiaramente lo chiarisce. Noi dobbiamo supportare il percorso di chi entra nella nostra azienda. Il training, quindi la parte di istituzionale, di formazione, di certificazioni, ne abbiamo già parlato, Lorenzo vi ha mostrato qualche numero. Chiaramente quello che si fa e che in pratica tendenzialmente rappresenta anche uno standard per il nostro settore. Abbiamo un processo annuale di valutazione delle performance che ci serve proprio a sostanziare quel percorso di carriera che prima Cristina vi ha presentato, che non è un percorso a tempo, come vi ha detto lei, ma di fatto è un percorso che si sostanzia in valutazione delle performance periodiche che permettono di fare quei passaggi anche in una maniera sorprendentemente veloce, laddove il merito naturalmente e la meritocrazia lo permetta. E Share the View, quello che ci è piaciuto fare durante quest'anno e mezzo, quasi 2 anni di GS Management Consulting, è quello di coinvolgere chiunque all'interno del nostro team, fin dal primo momento, nella visione. Abbiamo creato questo, diciamo, hashtag del Be the Difference, che probabilmente avete trovato in qualche nostra comunicazione online, o anche prima l'ho visto comparire nel video sul recruiting, e che abbiamo anche sostanziato in una sorta di decalogo di costituzione del nostro team. E quindi quello che cerchiamo è anche persone capaci di creare una visione condivisa e di volerne far parte e di portare valore ad un progetto che in questo momento è in fase di crescita, è in fase di formazione e che sicuramente dà uno spazio all'individualità, secondo me molto molto stimolante e molto caratteristico nel mercato della consulenza manageriale. Ho visto un po' di chat in questo momento che passavano, non so se ho una domanda. Per quanto riguarda l'Academy, sono laureato in magistrale in product design alla Sapienza, interfacoltà con ingegneria di informazione, sto facendo un master in user experience psychology a Milano. Assolutamente. Lorenzo? E sicuramente puoi candidarti, non c'è una precisa, diciamo, come dire, barriera su o un filtro particolare sulle lauree per l'accesso all'Academy. Serve proprio a mettere tutti quanti sulla stessa pagina. Quindi se ti interessa far parte del progetto di Academy, quello di aprile sulla Cyber and Data Protection, anche se sei a Milano o sei comunque non sei a Roma, sono classi virtuali, quindi puoi benissimo candidarti
scrivendo a recruitment@dgsspa.com o comunque insomma facendo seguito alle nostre comunicazioni social. Vale, scusami, siccome mi sto appassionando nell'essere Pippo Baudo e rispondo anche io alla chat, secondo me possiamo intanto far andare avanti i colleghi, anche Franco. No, perché lui, magari... visto, sono d'accordo, avevo visto questa sull'Academy e visto che insomma mi... come sai... E poi magari rispondiamo magari in chat le domande insomma alla fine. Sì. Grazie a tutti, comunque, okay. Grazie dell'attenzione. In bocca grande, lui. Vale. Va bene ragazzi, allora prendo un attimo il pallino io intanto che il mio collega Luca prepara le slide. Allora, io sono Franco Pigoli, sono di Porini, una delle aziende della costellazione di GS, e Porini è nell'ambito di GS l'azienda che principalmente si occupa dei dati. Quindi possiamo dire che siamo meno informatici e più data addicted. L'informatica è fondamentale ovviamente, ma per noi è lo strumento per ricavare informazioni dai dati. All'interno di Porini io curo essenzialmente la parte di formazione, sia interna che esterna, e prima di raccontarvi quattro informazioni sui dati e poi passare la parola a Luca su cosa possiamo fare ulteriormente per ricavare informazioni dai dati, aggiungo che anche nell'ambito di Porini, come in tutto il gruppo di GS, è stato spiegato benissimo dai colleghi che mi hanno preceduto, sia da Lorenzo Via Valerio che da Maria Cristina, organizziamo dell'Academy. Ovviamente le Academy che organizziamo all'interno di Porini sono principalmente per formare dei data analyst, dato che questa è la nostra attività principale, e anche in questo caso ci rivolgiamo sia ai laureati STEM, sia anche a laureati in economia e commercio o più o meno in tutte le facoltà. L'importante è che colui che si propone, sia per uno stage che per una delle nostre academy, abbia questo interesse nel far parlare i dati e abbia una discreta voglia, capacità, attitudine a interagire con le persone, perché alla fine noi perché tiriamo fuori informazioni dai dati? Beh, essenzialmente per risolvere i problemi dei clienti. Siamo dei consulenti e per risolvere i problemi dei clienti, beh, bisogna parlare con i clienti, bisogna in qualche modo riuscire a comprendere quali sono le loro esigenze e i loro bisogni. Quindi sostanzialmente chiunque sia curioso di dati e abbia questa voglia di provare a risolvere i problemi dei clienti è da noi ben accetto, fermo restando che tutto questo si appoggia, come già detto più volte, su una piattaforma profondamente digitale. Alla fine i dati cosa sono? Una sfilza di byte, quindi il mondo digitale è totalmente presente nella nostra quotidiana attività. Vai Luca! Eccoci, ciao a tutti, sono Luca, innanzitutto grazie, come hanno detto già i miei colleghi, per essere qui. E quello che vogliamo fare oggi è cercare di raccontarvi un po' cos'è il lavoro del data scientist e del data analyst all'interno di DGS di Porini. Innanzitutto, la cosa fondamentale è, come diceva Franco, noi siamo degli appassionati di dati, ma i dati oggi sono effettivamente solo dati big. Big data propriamente è quella cosa che è definita dalle tre cosiddette V, sono quei dati che ce ne sono tanti, quindi hanno un grande volume, che hanno una grande velocità di produzione. Immaginate la quantità di post che vengono prodotti, per esempio, su Twitter, ok, in un solo secondo, e vari. Immaginate le persone, sempre per tenere l'esempio di Twitter, quanti pubblicano foto, quanti video, quanti audio, quanti invece scrivono qualcosa e basta. Quindi abbiamo veramente tanti dati che vengono pubblicati con una grandissima velocità e con una grandissima varietà tra di loro. Ogni azienda oggi nel mondo moderno produce una quantità spropositata di dati e l'obiettivo è quello di passare dal dato grezzo che viene prodotto a una conoscenza, un insight che tiriamo fuori dal dato per passare appunto dal dato grezzo a una conoscenza, a un valore, a un asset aziendale forte. I dati di per sé non valgono granché, cioè nel senso i dati sono come il petrolio, valgono tanto ma devono essere trasformati, altrimenti ce ne facciamo ben poco.
Per quanto riguarda la parte più classica di analisi, cioè la business intelligence, il dato è il carburante, ma c'è molto di più. Servono delle competenze specifiche per gestire questa quantità di dati, per capire i KPI, per capire che cosa sta funzionando, che cosa no, che va ben oltre, molto oltre rispetto a quello che diceva Franco, la competenza informatica. Diciamo che l'informatica è lo strumento, chiaramente. Noi usiamo il computer per fare i conti, ma per noi i computer sono un'enorme calcolatrice connessa in rete, complicata a piacere, ma alla fine si lavora di dati, di conti, di matematica sotto. Oggi una delle cose che facciamo in particolare è, una delle due cose che facciamo è quella della business intelligence e l'analisi classica, che è quella roba che una volta veniva fatta nelle grandi aziende riempendo tabelloni e tabelloni di chi ha comprato, cosa ha comprato, dove, come, quando e perché. Oggi tutte quelle informazioni ci sono lo stesso, ma sono su dei gran fogli elettronici e l'obiettivo è di passare da quei tabelloni abbastanza, diciamo, non spogli, ma poco personalizzati, poco intriganti, a delle visualizzazioni di dati che diano a colpo d'occhio e senza possibilità di sbaglio, e qui sta la capacità del business intelligence analyst, cioè quello di poter trasformare quell'informazione grezza in un'informazione che a colpo d'occhio è comprensibile da chiunque, anche da chi non è un tecnico, dei numeri e dei dati. E per fare questo ci vuole un certo pensiero laterale, cosa che nelle facoltà delle quali fate parte voi, insomma, è una di quelle qualità che viene spesso utilizzata e sfruttata banalmente per passare gli esami, altrimenti risulta difficile riuscire a sopravvivere nel mondo nel quale siete immersi ad oggi. Ma c'è di più. In Porini c'è una parte in più che va oltre a quella che è l'analisi classica e più diffusa, che è quella chiamata Advanced Analytics, dove si passa dalla creazione di conoscenza alla creazione di intelligenza artificiale. In questo caso abbiamo tre grandi service line, che sono la parte dell'Internet of Things, la parte del machine learning e la parte dell'analisi predittiva e dell'ottimizzazione. Ora, Porini e DGS, Porini in particolare, quindi questa parte del gruppo DGS, è sposata anima e corpo con Microsoft, e quindi le soluzioni che proponiamo noi sono chiaramente tutte quante legate a tutto il mondo dell'infrastruttura cloud Azure. Ma quello che andiamo a fare è utilizzare e mischiare queste tre tecnologie, quella dell'Internet of Things, quella del machine learning e quella della predictive maintenance, per dare qualcosa di più ai nostri clienti. Perché parliamo di intelligenza artificiale e perché parliamo di Internet of Things, soprattutto intelligenza artificiale? Oggi l'80% dei dati che vengono prodotti sono dati chiamati non strutturati, cioè sono dati che non stanno in tabelle, sono dati che stanno in fotografia, in video. Immaginatevi tutte le storie di Instagram, o tutte le storie o tutti i post che vengono pubblicati su TikTok, nel quale vogliamo analizzare quanti prodotti del mio brand sono presenti. Devo essere in grado di analizzare foto, di estrarre informazioni dall'audio, dal video, dai commenti, e per fare questa cosa, quindi per estrarre dati non strutturati, abbiamo intrinsecamente bisogno dell'advanced analytics e quindi delle tecniche di machine learning. La vera rivoluzione nel mondo del machine learning è che una volta forse era accessibile solo a quelle aziende che potevano permettersi enormi centri di calcolo. Oggi, grazie al cloud, noi possiamo andare a affittare solo ed esclusivamente lo spazio che ci serve. Quindi possiamo prendere le informazioni da internet, ne abbiamo a IOSA, possiamo attaccarci l'intelligenza che sviluppiamo noi, tutto quanto in salsa cloud, ed estrarre l'informazione. Pagando, questo è il vantaggio per i nostri clienti, che anche quelli più piccoli, anche le piccole e medie imprese di cui l'Italia è piena, grazie a questo tipo di approccio possono accedere a queste tecnologie. Quindi grazie a questo si arriva ad attaccare un mercato che finora faceva fatica a decollare, parlando di intelligenza artificiale, di AI. Qui c'è tutta una parte interessante su quella che è la nostra preposition del machine learning, ma non voglio perdervi l'ultimo quarto d'ora, non voglio annoiarvi. Andiamo su qualcosa di un pochino più interessante, cioè che cosa facciamo e dove, Porini, e dove voi, nel caso in cui decideste di applicare per una delle nostre academy, per una delle nostre posizioni, dove voi andreste a fare la differenza in un futuro? Beh, nel passato, una catena produttiva, nel passato si parla di 5-6 anni fa, non di 100 anni fa, ok? Una catena produttiva era una catena produttiva, cioè noi abbiamo una serie di, immaginiamoci questa catena di produzione del whisky, abbiamo una serie di passi e ognuno opera per conto suo.
Rispetto a questi passi c'è chi fa dei controlli di qualità in un certo punto, c'è chi si occupa di sistemare il magazzino, c'è chi si occupa di delle vendite, però sono dei pezzi a sé che vengono analizzati in modo completamente classico, in modo standard. Oggi invece, grazie al fatto che la consumer electronics e la distribuzione della rete internet permette di connettersi, la mia lavatrice è connessa in internet, mi manda i messaggini quando ho finito di lavare, quindi qualsiasi cosa è connessa a internet, lo è anche o può anche esserlo tutto un impianto produttivo. Quindi tutti i flussi operativi di un'azienda, anche grazie purtroppo al Covid-19, che senza dubbio è stata la forza di innovazione più impattante negli ultimi 20 anni, che ci ha costretto magari a dover controllare le nostre macchine da lontano, ha veramente permesso di esprimere tutta questa potenzialità un po' nascosta della connettività e dell'Internet of Things anche per esempio in un sito produttivo, dove ci troviamo ad avere dall'oggi al domani un sistema intelligente di controllo che misura quanta roba in magazzino e a seconda della previsione della produzione fa gli ordini senza il mio intervento. Ho degli strumenti sulla catena di montaggio che sono in grado di fare dei controlli di qualità direttamente sul prodotto mentre lo sto producendo e non una volta che è finito il flusso produttivo, che mi permette di risparmiare, di avere un prodotto molto, molto più elevato in termini di qualità. Posso gestire tutte le mie scorte in magazzino, ma posso andare addirittura oltre andando a tracciare il prodotto finale e a dare, sfruttando per esempio la blockchain e le tecnologie come l'RFID piuttosto che QR code o cose di questo tipo, posso andare a dare al mio cliente una sicurezza in più sul prodotto che sta comprando e allo stesso modo mi permette a mia azienda di tracciare i comportamenti del mio cliente, sapere chi compra, quanto compra, perché compra e ogni quanto, per ancora una volta ottimizzare sempre di più i miei processi produttivi. Diciamo che quello che è successo negli ultimi anni, adesso vi voglio fare due esempi concreti che abbiamo seguito negli ultimi anni, quello di cui siamo stati protagonisti e quello che abbiamo aiutato a fare è stato passare dal prodotto al servizio. Ora, immaginatevi, non siete tanto più giovani di me, quindi come me lo ricordo io ve lo ricordate voi, le ore passate in fila fuori dal negozio di dischi per comprare il nuovo disco che usciva. Oggi questa cosa non la fa più nessuno. Oggi facciamo il pre-order su Spotify, non compriamo più il disco, compriamo un servizio. Una volta facciamo le ore fuori, le ore no, ma insomma una bella mezz'ora ce la passavamo, da Blockbuster a scegliere la videocassetta per il sabato sera. Oggi abbiamo Netflix. Una volta pagavamo per andare allo stadio a vedere la partita, spesso lo facciamo ancora. Oggi facciamo degli abbonamenti TV che ci permettono di accedere a un servizio. Quindi si passa dal prodotto al servizio. Questa cosa capita dappertutto, anche in aziende che producono, per esempio, delle moli metalliche o delle moli che servono per lucidare del vetro. Loro, Siapi, una delle più grandi aziende che fa smart grinding in Italia, che fa moli in generale in Italia, ha deciso di aggiungere questa parte smart. Quindi, oltre a darti il prodotto, posso permettermi di garantirti tutto il sistema di monitoraggio, di controllo e di sicurezza legato al prodotto che ti sto vendendo, basandomi sui dispositivi appunto IoT e smart in generale. Lo stesso abbiamo fatto con un altro nostro cliente, che è Tecnoalpin, che è un cliente che tendenzialmente loro, Tecnoalpin, qualcuno di voi li avrà conosciuti, sono quelle persone che producono cannoni da neve, ok? Ora, questa azienda ha deciso che per fare la differenza non gli sarebbe più bastato vendere i migliori cannoni da neve del mondo, ma avrebbe voluto vendere un sistema in grado di ottimizzare l'innevamento delle piste. Per cui all'interno di questi cannoni ci sono tutta una serie di sensori che misurano la temperatura, l'esposizione al sole, il vento, la quantità di neve presente, e ogni 5 minuti inviano una svalangata di dati al cloud che analizza tutti i dati relativi a un certo sito tramite appunto questi algoritmi di machine learning e di advanced analytics, e in base a quello programma in automatico tutto l'innevamento delle piste. Di conseguenza, ancora una volta, anche in questo campo, anche nel campo del manufatturiero, che è uno dei mercati nei quali noi come Porini siamo più presenti, ci accorgiamo e stiamo vedendo che sempre di più si passa da un prodotto che faccio e vendo e poi non me ne occupo più, a un servizio che io vendo al mio cliente. Tutto questo è abilitato da queste, diciamo, da queste nuove tecnologie.
Detto questo, io volevo terminare e avere questi minuti per chiacchierare un po' con voi, per rispondere alle vostre domande, se avete qualcos'altro da chiedervi, qualche curiosità. Sicuramente, vi racconto la mia esperienza, fare il mestiere del data scientist è tendenzialmente un mestiere divertente. È un mestiere nel quale siete stimolati tutti i giorni a lavorare su sfide nuove. Non sempre, adesso Franco mi calmerà un attimo, ma c'ha ragione. Spesso si fanno delle cose noiose, ma questo capita tutti i giorni di fare cose noiose, in qualsiasi lavoro del mondo. La bellezza del data scientist è che accanto alle cose classiche, più standard, più diciamo burocratiche, che servono per far andare avanti l'azienda tutti i giorni, si ha la possibilità veramente di mettere la testa su problemi nuovi, di stare sulla cresta dell'onda dell'innovazione, perché oggi tutto il mondo si sta spostando digital. E quindi veramente avete la possibilità di sfruttare, di andare a lavorare, a giocare certe volte con delle tecnologie che nessun altro ha ancora in mano. Soprattutto se entrerete a far parte della famiglia DGS, la famiglia Porini, perché è una famiglia che, grazie al legame stretto che ha con Microsoft, in questo caso, grazie al fatto che siamo, parlando di intelligenza artificiale, nell'inner circle di Microsoft, abbiamo la possibilità di avere accesso alle nuove tecnologie buttate fuori dalla casa di Redmond prima di tutti gli altri. E questo è un gran vantaggio, soprattutto a chi, come voi, che avete fatto una facoltà così difficile come ingegneria, tendenzialmente a persone a cui piace appunto avere davanti a sé sempre nuove sfide e nuovi ossi da mordere, ossi da rosicchiare. È un mestiere sexy, no? Data science, lo raccontano così, quindi. Qualche domanda, qualche dubbio? Abbiamo meno appeal dei chitarristi rock, che nonostante tutto ci battono in appeal, ma ci stiamo avvicinando, insomma. Vabbè, la sono passata, roba, la logica. Bello, un attimo, bello. Ah, ecco che è arrivato. Io riappaio all'inizio e alla fine come il leone della Metro Golden Mayer. Non faccio il ruggito perché non sono capace, ecco. No, però è stato tutto molto interessante. La prossima volta, secondo me, possiamo anche analizzare tutto il mondo TikTok, Instagram. Quelli sono dei feed, dei contenuti che secondo me possono essere molto accattivanti. Io pure da poco sono approdato su TikTok e vedo video assurdi, fighissimi, me li girano, me li condividono, quindi secondo me quello è un qualcosa che possiamo poi magari anche raccontare da un punto di vista proprio di chi analizza i dati, partendo da quello che è poi un semplice video che noi visualizziamo, a cosa c'è dietro. Quindi secondo me quello è una cosa che poi vale la pena raccontare a tutti. Ok, io non vedo altre domande. Ne abbiamo in realtà risposto ad alcune, nel frattempo ci sono anche arrivati quesiti via email alla casella recruiting@dgsspa.com, quindi questo lo ripeto, qualora voi vogliate inviarci il vostro CV o chiederci altre informazioni, insomma noi ci siamo. Vi rinvito nuovamente a seguirci sui nostri canali, non su TikTok, al momento non ci siamo, ci pensiamo sicuramente. E soprattutto a dare uno sguardo a quelle academy di cui vi parlavano prima sia Valerio e Maria Cristina sia Franco e Luca, perché ognuno per la propria parte diciamo inizierà a organizzare tutta una serie di corsi, per cui sono sicuro che ne troverete qualcuno di interessante, entusiasmante, a cui sicuramente vorrete partecipare. Ok, vedo una domanda. Ai vostri clienti fornite anche consulenze o servizi di creazione di contenuti? Franco, Luca, questo credo che sia una domanda più rivolta a voi. No. Tra un sì e un no è un no, nel senso noi estraiamo le informazioni dai loro contenuti, non siamo dei produttori di contenuti, non ci mettiamo al posto del cliente, lo aiutiamo a realizzare prodotti e servizi migliori grazie anche ai feedback che possiamo recuperare dai dati della rete, ma non creiamo i contenuti. Poi stai facendo sempre le sommature. Ok, quindi non siamo dei content creator, siamo più analisti di quelle che poi possono essere i trend o i mega trend che questi contenuti generano, ecco. Soprattutto in ottica di intelligenza, di business, ecco. Esatto. Ok, va bene. Non vedo altre domande, quindi
No, ogni volta che lo dico ne arriva una, quindi a questo punto non lo dico più. Allora, mi chiedevo se è possibile, vai Franco, leggete perché tanto queste immagino che siano rivolte a voi. No, in realtà una la prima è più per te, quella di Generoso, che voleva, se ci possiamo lasciare dei recapiti per contattarvi, senz'altro. Vabbè, il mio personalmente è facile, franco.pigoli@porini.it, ma secondo me se andate sul sito DGS lì avete senz'altro modo, se non mi sbaglio, vero Lorenzo, di poter mandare le informazioni. Invece la penultima domanda, quella di Francesca, è proprio secca per noi: quali sono i requisiti richiesti a un neolaureato e quanto riguarda la parte di data science? Intelligenza, amore per i dati, grande voglia di lavorare, grande entusiasmo. Se vuoi che sia un pochettino più sugli hard skill, ci piacciono da matti i fisici, ci piacciono abbastanza, anzi molto, gli statistici, i matematici, gli ingegneri matematici, gli informatici dipende, perché di solito l'informatico giustamente è più attento alla struttura più che alla parte algoritmica. Direi che poi all'interno dei nostri data science abbiamo di tutto, abbiamo economisti, abbiamo chimici, abbiamo veramente di tutto. Una grande voglia di applicare algoritmi ai numeri che rappresentano e ti permettono di comprendere meglio la realtà. Dopo un bootcamp in cyber data protection, qui devo lasciare la parola. Yes, penso che sia per me. Sì. Allora, sì, chiaramente le competenze finali sono sia hard che soft skills, come giustamente Lorenzo Teodori domanda. Abbiamo un modulo specifico all'interno del bootcamp che proprio riguarda la comunicazione efficace, la presentazione, self-presentation e anche project presentation, perché sono delle skills trasversali al mondo della consulenza, quindi a prescindere da che si faccia cyber security o che si faccia data analysis come i colleghi di Porini, insomma, saper presentare, presentarsi e comunicare in maniera efficace è assolutamente la baseline. Sulla parte di hard skills, quindi legata un po' più al mondo della cyber and data protection, sicuramente il bootcamp è finalizzato ad acquisire competenze in ambito di cyber risk, quindi cos'è, come si calcola ed esempi di calcolo del rischio in ambito cyber, standard applicabili al mondo della cyber security, ad esempio la ISO 27001 o regolamentazioni, GDPR, sicuramente tutti quanti ci siete entrati in contatto, seppur come ricettori di email su aggiornamenti di informative privacy, sicuramente sapete di cosa sto parlando, e tecniche e tipologie di attacchi informatici più diffusi e quindi dal nostro punto di vista rispetto alle quali preparare le aziende a proteggersi, principali soluzioni e strategie di sicurezza, gestione degli incidenti, processi di sicurezza informatica, questi concetti qui dal punto di vista poi core. Non è un corso finalizzato tendenzialmente a creare dei cyber security expert, ma a far sì che le persone una volta al primo giorno di lavoro siano capaci di non avere paura rispetto a wording che non conoscono, a tematiche che non hanno mai trattato e questo tipo di situazioni qui. Dai Lorenzo, spero di vedere il tuo CV tra le candidature del bootcamp, visto che insomma ti percepisco interessato. Vabbè, ma allora io voglio il CV di Francesca, allora, se ce la giochiamo così è un attimo. Okay. Va bene, non vedo altre domande, lo ridico un'altra volta, facciamo tipo l'asta, 1, 2, 3. Non ci abbiamo esaurito davvero. Dai, comunque abbiamo tra l'altro, sì, esatto, io ho messo la mail di tutti quanti e avevo sbagliato quella di Luca, l'ho riscritta correttamente, quindi luca.malinverno@porini.it. A questo punto noi tutti vi salutiamo, io vi ringrazio ovviamente a nome di tutti quanti e ci vediamo insomma alla prossima. Ecco. Grazie. Buon proseguimento di giornata a tutti. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. A presto. Grazie, in bocca al lupo e a presto.
Ciao.